The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Buon pomeriggio, secondo appuntamento con Onda Giallorossa, il programma che vi terrà compagnia alla vigilia di tutte le partite del Benevento Calcio. Per avere tutti gli aggiornamenti, le ultime indiscrezioni pre-gara stavolta, e sarà così per tutto il proseguo della stagione con Onda Giallorossa, ospitati nella location, nell'accogliente location di Vicolè, bar, pizzeria e tavola calda in via Oderisio, nei pressi del terminal a, ovviamente a Benevento. Con me questo pomeriggio ovviamente Marcello Mulè, ciao Marcello. Buongiorno a tutti, salve. Con me anche Guido Pagnozzi, ciao. Buon pomeriggio, ciao. Allora, dobbiamo ovviamente parlare di Benevento Catanzaro, però Guido, prima di tutto apriamo una finestra così, due commenti sull'ultima partita, Ischia-Benevento, una partita possiamo dire dal doppio volto, che ha lasciato secondo te più certezze o più dubbi, soprattutto al tecnico del Benevento? Beh, per la verità, date le assenze e data la vittoria, non ci può fare che piacere, quindi determinate certezze rispetto a quello che abbiamo visto lo scorso anno con Mister Brini. Ovviamente la squadra quest'anno è tutta rivoluzionata, voi sapete tutti che insomma abbiamo perso un altro gioiellino qualche giorno fa, per cui è una squadra che è ancora in fase di ristrutturazione, si vedrà se il presidente, il patron Vigorito vorrà colmare questa lacuna, però io credo che domenica scorsa il Benevento ha fatto un'ottima gara. Certo, abbiamo lasciato un po' di iniziativa all'Ischia, nel secondo tempo abbiamo rischiato un po', però insomma rispetto alle altre volte, agli altri anni, partite come queste o si pareggiava o addirittura si perdevano, invece questa volta è andata bene, quindi diciamo che partiamo bene da questo punto di vista, quindi con qualche certezza. Ovviamente ci sono ancora molte incognite, la strada è lunga, è appena iniziata, e credo che ci sarà parecchio da lavorare sia da parte del Benevento, ma soprattutto perché le squadre che incontreremo già sanno che il Benevento, come al solito ogni anno, è una squadra allestita per vincere, una squadra per tentare il salto di categoria, per cui verranno qui agguerritissimi. Lasciano il tempo che trovano, io credo, i risultati della prima giornata, vedi la perdita del Lecce e qualche altra partita dove squadre titolate insomma avevano ben altre aspirazioni. Però io penso che siamo partiti col piede giusto, e la prima conferma l'avremo proprio questa sera, quando il Benevento dovrà incontrare appunto il Catanzaro, una squadra ostica. Io ho visto degli highlights e al di là del risultato poteva anche starci un punteggio più rotondo. È una squadra che verrà sicuramente a Benevento per vendere cara la pelle. Sta di fatto che però noi contro il Catanzaro appunto abbiamo uno score positivo, sono parecchi anni che il Benevento è considerato la bestia nera proprio del Catanzaro, mi auguro che questa tradizione si possa essere confermata. Posso continuare, sì, infatti Catanzaro che non vince al Benevento dal lontano 96. Prima di parlare però del prossimo avversario, Marcello, Guido ha accennato un po' all'ultimo giorno di mercato a cui praticamente ci siamo lasciati, che è stato ovviamente contraddistinto per quanto riguarda ovviamente il Benevento dalla cessione di Mancosu, una cessione che comunque era già nell'area, ce l'aspettavamo, era qualcosa che sapevamo potesse succedere un po' negli ultimi minuti, e forse a farsi trovare impreparato è stata proprio la società giallorossa, che non ha saputo comunque o non ha potuto cogliere all'ultimo istante comunque l'alternativa. Secondo te lascia la mano in bocca il fatto che almeno numericamente la squadra non ci sia stato, diciamo, un acquisto che abbia insomma equilibrato, sì, la cessione di Mancosu? Numericamente, ma io credo anche qualitativamente. Io credo che un calciatore come Mancosu non si possa regalare, al di là di ogni motivo valido, non si possa regalare soprattutto a una diretta concorrente, almeno in partenza del girone. Mancosu ha fatto una scelta di vita magari condivisibile sul piano umano, pensato al futuro, al suo prolungamento di contratto che gli scadeva a Benevento a giugno del 2015. A Caserta gli hanno offerto questo biennale, lui era da un po' che scalpitava per questa cosa, sapeva benissimo Mancosu, visti insomma i recenti accadimenti proprio a Benevento per altri calciatori, che la società prima della scadenza e prima della fine del campionato di contratti non ne parla, quindi ha fatto una scelta che magari può sembrare un po'
così fuori tempo, anche perché ha fatto il ritiro, insomma, si era anche inserito, secondo quanto diceva Brini, nei meccanismi, anche con un po' di muso storto, però poi questa scelta non ci ha lasciato molto sorpresi, però tanto amaro in bocca, perché davvero rimanere, insomma, in quel ruolo, in quel reparto, con un calciatore di meno dello spessore di Mancoso, davvero fa male. Anche perché Mancoso era un po' il calciatore che ti dava anche l'alternativa tattica. Consideriamo che in attacco al momento ci sono solo tre attaccanti, se consideriamo sì, i vari Campagnacci, Alfageme, o meglio Alfageme soltanto come degli esterni, ma sono stati acquistati proprio per il ruolo di esterni, e al momento, anche alla luce un po' della prestazione per esempio di Canutè, la breve prestazione di Canutè di Ischia, comunque qualche punto interrogativo, qualche dubbio rimane, soprattutto per il mancato approdo a Benevento ovviamente di Fabio Mazzeo. Ora lasciamo stare un pochettino quella che è stata la dinamica, perché è un giocatore sul quale il Benevento è tornato negli ultimi 40 minuti di mercato, 7 secondi, 10 secondi, comunque non bisognava arrivare all'ultimo in quella che comunque doveva essere un progetto. Il Benevento ha fatto 2 mesi di progetti e poi è arrivato all'ultimo minuto, dove, se vogliamo, è mancata la ciliegina sulla torta, anzi è stata tolta anche la panna. Sì, dico la verità, insomma, dobbiamo assolutamente credere a quello che è quella che è la versione ufficiale, insomma, della società di Salvatore Di Somma, che io stimo tantissimo, anche di Mister Brini, che insomma hanno voluto un po' giocare a nascondino con questa cosa. Fatto è che clamorosamente, insomma, è sfumato l'acquisto di Mazzeo, di Chiperesse, insomma, poteva essere anche qualche altro nome. È vero, sì, che le cifre che si sono sentite, che purtroppo i calciatori che sentono odore di sannio sono abituati a sparare, sono cifre che non stanno né in cielo né in terra. La società ha intrapreso una strada particolare non da poco tempo, quindi sotto questo aspetto, almeno per questo aspetto, è condivisibile la scelta di tirarla fino alla fine, ma comunque, diciamo, un pizzicottino bisognava darselo e fare questo sacrificio. Non tanto per accontentare la piazza, perché io credo che la piazza non vada accontentata, i tifosi non sono stupidi. Era un sacrificio da fare per permettere a Mister Brini di poter dormire sonni tranquilli, di poter avere un assortimento differente proprio in avanti, proprio nel settore centrale dell'attacco, che io vedo ancora non al top. Chiaro che aspettiamoci proprio la partita di stasera e poi quelle che verranno per dare una definizione, perché voglio dire, è Eusebio un signor calciatore, Montini ha tanto da dare, dovrà dimostrare ancora di più la fiducia che gli è stata affidata dalla società, quindi comunque il non arrivo di Mazzeo, insomma, lascia tanti punti interrogativi. Lascia tanti punti interrogativi e probabilmente punti interrogativi che poi verranno sciolti a gennaio, perché verosimilmente, se nulla si farà sul mercato degli svincolati, dato che comunque è un mercato che non può offrire calciatori che possano fare bene, diciamo, a Benevento, possano fare bene al progetto del Benevento, comunque verosimilmente dovremo aspettare gennaio perlomeno per completare la rosa da un punto di vista numerico. Ma ovviamente apriamo la finestra dedicata alla partita di questa sera, Benevento-Catanzaro. Prima di tutto andiamo a leggere il secondo turno, andiamo a vedere insieme con la grafica il secondo turno di Lega Pro del nostro girone, il girone C, che si apre appunto in serata con Benevento-Catanzaro, poi sabato Vigor Lamezia-Savoia, Cosenza, Foggia, Melfi, Ischia, Juve Stabia, Matera, Lecce e Barletta. Da domenica invece Messina, Lupa, Roma, che si disputerà tra l'altro a porte chiuse con non poche polemiche: Martina Franca, Salernitana, Paganese Regina e Casertana Aversa. Dunque, Guido, prossimo avversario Catanzaro, se vogliamo il primo test importante per il Benevento, ne parlavi tu prima, Catanzaro che ha già fatto bene contro una squadra comunque accreditata, contro la Juve Stabia, mentre non fa testo anche per le condizioni climatiche la partita di Ischia. Dunque dobbiamo finalmente cominciare a trarre delle somme, a tirare delle somme per il Benevento nella partita contro una delle dirette concorrenti. Beh, io credo di sì, sicuramente dopo questa sera il campo darà un suo verdetto, se confermare quanto di buono sta facendo Mister Brini insieme alla proprietà, o cercando di fare ovviamente, e nello stesso tempo quello che i tifosi possono legittimamente aspettarsi da questo. Non che sia un verdetto ovviamente definitivo, dà solamente un'impressione, perché in anellare dei risultati positivi, poi tu parlavi di mercato di riparazione di gennaio,
Lasciami aprire e chiudere una parentesi su questa, su questa problematica. Il mercato di gennaio, sì, è come un poco tecnicamente si dice un mercato di riparatore, perché nell'arco di 3-4 mesi che inizia il campionato le squadre si possono in qualche modo rinforzare o colmare delle lacune. Io non credo che il discorso dell'abbandono, non mi va neanche nominarlo, insomma, sia stato dettato da una questione di una serata o di, una mezza giornata. Probabilmente il giocatore aveva cercato e stava cercando di andare via già da un po' di tempo, questo sicuramente la società io credo lo sapesse, e per cui secondo me era legittimo quantomeno cercare, non dico un'alternativa, però una trattativa seria che in qualche modo poteva fare da paracadute al, al discorso che ci siamo detti. Proprio perché? Perché perdere punti in questa fase di campionato poi non è sempre così facile recuperarli. Io mi auguro che con il modulo di gioco che vorrà adottare Brini, io credo che abbia capito a questo punto debba adottare un classico 4-4-2 o 4-2-4, sì, giusto perché dall'opportunità o meno delle squadre che ci vengono a incontrare. Questo ci pone già davanti a un grosso ostacolo proprio di questa sera, perché il Catanzaro è una squadra molto robusta a centrocampo, non ha un grandissimo attacco, un attacco di pose secondo me, anche se ha delle individualità abbastanza, abbastanza consolidate, però non è una squadra diciamo che ti dà la possibilità di giocare, per cui credo che per vedere una bella partita questa sera si dovrà giocare molto sulle fasce, cioè bisogna penetrare, arginare il centrocampo lavorando sulle fasce, fare molta spinta e poi avere la possibilità di poter infilare la palla magari con un cross oppure con un taglio in diagonale di Marotto, di Campagnaccio, insomma chi sarà preposto a questo o dai momenti. Per cui credo che la partita di Catanzara possa sicuramente dare già un'impronta sul futuro del Benevento. Ovviamente insomma noi ci auguriamo che iniziare con il piede giusto, confermare il passo giusto possa in qualche modo essere quantomeno di auspicio a quello che possono essere le gare. Certo ci dobbiamo aspettare di tutto, perché tutte le squadre che giocheranno col Benevento verranno qui o ci aspetteranno nell'intento di affrontare una grassa squadra, che sicuramente è. Per cui sicuramente bisognerà fare i conti con tante situazioni, anche perché io non mi trovo d'accordo con le decisioni della Lega che ha stravolto letteralmente quelli che sono gli orari. Non si capisce quando una squadra gioca e il perché debba giocare alle 6, alle 2, alle 4. Per cui ci sarà un grosso problema, secondo me, legato anche a questo. Mi auguro che il Benevento ovviamente insomma, possa dare una prova di forza proprio con il Catanzaro, che capita alle prime giornate quando ancora le squadre devono rodare. Però potremmo già avere un'impressione e capire di che parte è fatta questa squadra. Ti rispondo anche un pochettino alla domanda che facevi riguardo il perché di questo campionato spezzatino. La risposta è molto semplice, la conosce bene la Lega, ma la conoscono bene anche i tifosi, ed è semplicemente legato ai diritti televisivi e al progetto anche televisivo e mediatico che sta avviando la Lega Pro anche per ampliare il bacino d'utenza di questo campionato. Parlando di Catanzaro, di Benevento Catanzaro, Marcello, una partita, come diceva Guido, che potrebbe decidersi sulle fasce. Catanzaro di Morero che gioca come il vecchio Benevento con un 4-2-3-1 e troveremo un Catanzaro molto diverso rispetto allo scorso anno. Ha cambiato con Morero completamente filosofia di gioco al di là dell'organico. Lo scorso anno un Catanzaro molto difensivo che giocava con questo 3-5-2 che si chiudeva quasi a rocca e che non ti dava, annullava totalmente il gioco degli avversari. Quest'anno invece ti dà la possibilità di giocare e paradossalmente, per quello che abbiamo visto in queste partite contro per esempio la Correggese, contro l'Ischia, che erano formazioni se vogliamo medio-basse, paradossalmente per il Benevento potrebbe essere più semplice giocare con squadre così accreditate, con squadre che vogliono giocare a calcio proprio per esprimere le qualità dei propri calciatori.
Domenico, io considero le partite con la Correggese, quella di Chiavari con Lentella e poi il debutto in campionato con l'Ischia, le prove generali di quello che sarà il campionato reale del Benevento. Non me ne vogliono gli amici di Ischia, formazione simpaticissima, un'isola meravigliosa, però non credo che sia l'Ischia il banco di prova di questa squadra. Io credo che il Catanzaro sia un ottimo complesso, come diceva Guido prima. È una squadra che in molti calciatori su molti calciatori ha costruito, insomma, il cammino che ha fatto finora e che si affaccia prepotentemente tra le 5/7 pretendenti, insomma, alle prime posizioni. E sono calciatori che giocano insieme da tanto tempo, quindi al di là dei moduli che vai a cambiare, con Checco Moriero, quest'area nuova, questa squadra offensiva, sappiamo bene come fa a giocare le squadre Checco Moriero, insomma, non è quello il punto. Quello che mi preoccupa è cosa saprà fare il Benevento contro una squadra così quotata, così di caratura importante. Io dico almeno alla pari del Benevento. Almeno alla pari del Benevento. Catanzaro che però sarà a Benevento senza l'ex Pacciardi, non c'è sì. Morosini, non c'è Camarà, non c'è Fofanà, ciò nonostante avrà un'arma in più rispetto alla partita contro la Juve Sabbia, vale a dire Russotto, autore tra l'altro del gol sì. dello scorso anno al Ceravolo, quando calciatore insomma che non si discute, sì, assolutamente no, ex Napoli, certamente un lusso per questa categoria, quindi ci sono valide alternative che dovremo certamente temere. A proposito degli aggiornamenti da Catanzaro, dunque ascoltiamo l'intervista che abbiamo realizzato pochi minuti fa ad una collega di Catanzaro, corrispondente da Catanzaro per tuttoligapro.com, Daniela Critello, prego. Siamo in collegamento telefonico quindi con Daniela Critelli, collega di tuttoligapro.com, corrispondente da Catanzaro. Ciao Daniela, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi. Allora Daniela, per il Catanzaro diciamo buona la prima, la squadra calabrese che si è imposta sulla Juve Stabia 2-0, certamente a differenza del Benevento un test importante quello della squadra di Moriero, e c'è la prova del 9 quasi alla seconda del campionato al Ciro Vigorito. Assolutamente sì, un banco di prova importante già la seconda giornata, quella col Benevento, consapevoli qui a Catanzaro che comunque la squadra salita per il Catanzaro è sempre stata insomma una sorta di bestia nera, lo dico in precedenti nei playoff, e lo dice anche il fatto che insomma al Ciro Vigorito, comunque al vecchio Santa Colomba, come dir si voglia, il Catanzaro fatica a vincere da un bel po' di tempo. Credo che sia risalga al 96 l'ultima vittoria dei giallorossi sui Sanniti, quindi in casa del Benevento, per cui capisci bene che insomma tra la cabala e l'idea che è quella che si pone davanti al Catanzaro, sia la prima ostica trasferta, crea insomma non ansia, però la consapevolezza di essere al cospetto comunque di una delle squadre che viene considerata tra le favorite del girone C. Benevento sì che viene considerata tra le favorite, non vengono dati per esempio tanti crediti a Catanzaro diciamo per la vittoria finale, eppure leggendo la rosa allestita quest'anno è certamente di primissimo livello, tuttavia Catanzaro che venerdì sera sarà senza 3-4 giocatori importanti, giusto? Guarda, sì, ben 4 giocatori importanti, però le assenze, almeno da quello che si è visto oggi nella rifinitura, o meglio, nella conferenza stampa prima della rifinitura, insomma, assenze che non preoccupano Checco Moriero, che tra l'altro, insomma, è sembrato abbastanza soddisfatto sia immediatamente dopo il match contro la Juve Stabia, sia alla vigilia del Benevento l'ha ribadito, del match con Benevento l'ha ribadito, soddisfatto sia dell'approccio mentale che la squadra ha avuto nella gara di Torino e sia soprattutto per il modo in cui la squadra ha affrontato il primo test. Si augura di avere lo stesso approccio, si augura di avere di ritrovare la stessa mentalità in quel di Benevento, e lui ha detto: io ho un parco a 30 abbastanza competitivo, è vero le assenze ci sono, ma chi sta diciamo nel gruppo è all'altezza assolutamente di sostituirlo, e sabato scorso l'ha dimostrato. Quindi piena fiducia negli arruolabili, considerando anche il fatto che rispetto alla partita d'esordio
contro la Juve Stabia, Catanzaro può contare in Andrea Russotto, certamente un elemento positivo, la riconferma di Russotto comunque importante, ricordando anche il gol al Ceravolo della scorsa stagione, 1-0 del Catanzaro che fu siglato proprio dall'ex trequartista del Napoli, tra le altre. Guarda, lo dico non perché lo dico io, ma semplicemente perché l'ho ribadito il tecnico salentino quest'oggi. Moriero non è mai stato dato, non è mai stato tra i battenti. Moriero punta molto su Andrea Russotto, ma insomma ha ribadito anche che tutti i giocatori partono dagli stessi step di iniziali, diciamo, di partenza. Effettivamente le qualità tecniche, le doti tecniche di Andrea Russotto non le scopriamo certo oggi. È un giocatore di grande, dalle grandi potenzialità, è un giocatore che effettivamente può fare il bello e il cattivo tempo, può cambiare il volto di una partita quando insomma quando è in giornata. Io credo che certo è l'uomo in più del Catanzaro, ma è l'intero organico che è abbastanza competitivo. Noi qui a Catanzaro, ovviamente essendo Russotto il beniamino del pubblico, siamo stati ben felici della sua riconferma e soprattutto siamo stati felici dei messaggi d'amore che ha mandato la città alla tifoseria, certi che continuerà, come ha fatto negli anni precedenti, a dare il suo contributo alla causa giallorossa. Quindi certamente un elemento importante in più. Quindi va bene così, ringraziamo quindi da Catanzaro Daniela Critelli. Ciao Daniela. Grazie a voi, buona serata. Siamo tornati qui negli studi, appunto siamo tornati nella location di Vicolè. Guido, allora, ascoltando anche un po' gli ultimi aggiornamenti da Catanzaro, una squadra che comunque dobbiamo temere nonostante le tante assenze, e poi a centrocampo c'è quello che loro ritengono un gioiellino, Antonio Vacca, che si sta davvero esprimendo ad altissimi livelli, tra l'altro il migliore in campo sabato scorso contro la Juve Stabia, ovviamente per i calabresi. Beh, guarda, io di Antonio Vacca ho un bel ricordo, per la verità, quando ho iniziato prepotentemente a giocare in prima squadra. È stato ospite con me in altre vicende e mi legava, per la verità, un'affettuosa amicizia. E parlando, tra le altre cose, diciamo, io da ex calciatore non che aveva bisogno dei miei consigli, però io gli ho sempre detto: stai con la testa a posto. Se riuscirai da qui a qualche anno a coordinare la testa con i piedi, diventerai un grande giocatore e continuerai, le doti ce l'hai, però ricordati che molte volte il successo, anche in piccolo, probabilmente fa dimenticare il vero obiettivo del tuo lavoro in particolare, che è quello di giocare a calcio. E lui scherzosamente mi diceva: sì, è vero, ti posso confidare, insomma, già sto avendo dei benefici per questo, però io sarò solo esclusivamente un giocatore di calcio. Quando entro in campo, quando mi alleno, io farò, anche se qualche volta scherzo in campo, vengo richiamato, so di essere, come dire, ben voluto sia dall'allenatore che dalla società, però mi diceva: io questo lo so e sicuramente lo metterò in pratica. Per la verità così non è stato, perché le vicende che lo hanno visto partire da Benevento non sono state piacevoli, al di là di quello che si è detto, di quello che voleva dire, quello degli sfottò che lui aveva avuto e che secondo lui abbia risposto per rima a degli sfottò. Un giocatore, un professionista, certe cose, anche se sono vere, se le lascia scivolare addosso, e la prova è quella sul campo. Ora, tornando ai giorni nostri, domani l'aspetta un grande incontro, e due sono le cose: o vedremo un grande Vacca oppure vedremo il vero flop di Vacca, perché il condizionamento, il pubblico, io credo che già si sia preparato per dargli addosso per tutta la partita, il clima non piacevole che si respira qua nei suoi confronti a Benevento potrebbe in qualche modo condizionarla, o viceversa potrebbe stimolarla a tal punto che proprio quell'adrenalina che un grande calciatore mette in pratica molte volte, potrebbe fare qualche scherzetto a Benevento. Il problema è che il Benevento deve annullarlo, perché è un giocatore
sicuramente pericoloso, è un giocatore che lo conosciamo, sappiamo le sue doti, però io credo che Brini lo conosca bene, per cui abbia preso eventualmente le contromosse, e anche i giocatori, molti giocatori del Benevento lo conoscono per passate vicende, quindi credo che sicuramente non daremo a Vacca la possibilità di mostrare il suo vero potenziale, quindi non prevedo una grande partita di Vacca. Ecco. Quindi Marcello, quella della cornice di pubblico che certamente non si risparmierà con Vacca potrebbe essere tuttavia un'arma a doppio taglio, un motivo di sodditanza in più per il giocatore oppure uno stimolo a fare anche meglio, a dare anche di più. Io chiuderei un pochettino il discorso comportamentale di Antonio Junior Vacca, a meno che tu non voglia sottolineare qualche altro aspetto, e mi focalizzerei più su quello che potrebbe essere il ruolo all'interno del match, non considerandolo come ex, anche perché la manovra avversaria certamente partirà dai suoi piedi. Tuttavia è un calciatore di doti, che ha grandissima qualità in mezzo al campo, però fisicamente poco dotato, e certamente tra Vitiello e i nostri due centrali, tra un po' andremo a dare anche la formazione, cercheremo di capire chi potrebbe giocare, tra l'altro da un punto di vista fisico comunque il Benevento potrebbe annullare questo calciatore, deve annullare questo calciatore. Guarda, io non faccio considerazioni personali su Antonio Vacca, perché credo che al di là di tutto quando si parla di una persona si debba dare a questa persona la possibilità di rispondere. Personalmente mi ha deluso sul piano umano, ma questo non conta, noi stiamo parlando di calcio. Io credo che un calciatore come Vacca andava stimolato a Benevento, andava seguito in maniera differente, andava tutelato, perché era un investimento, soprattutto è stato il pupillo del compianto Ciro Vigorito, che lui aveva visto addirittura la Serie A, come ci confidò in un'intervista, forse Guido lo ricorda, una bella intervista con Ciro Vigorito. Quello che è stato il cammino di Vacca a Benevento, dove ha giocato prima poi di andare via definitivamente, insomma, non, di quello rimane poco. Certo è che a Catanzaro è stato messo nella condizione migliore di fare bene. È un calciatore che sa dettare i tempi, sa fare il passaggio in profondità, ha i piedi buoni, ha grandi numeri. Evidentemente a Catanzaro ha trovato l'ambiente giusto, anche il pubblico lo sostiene, quindi voglio dire, la fiducia sulla quale lavora, insomma, è una buona base di partenza. Quindi probabilmente le colpe stanno da entrambe le parti. Io credo che sia stato gestito molto male. Oltre ai suoi comportamenti, che sono anche prevedibili, diciamo, da un carattere particolare come quello di Antonio Vacca. Mi ricordo che in quel periodo c'era non solo Vacca, insomma, di carattere particolare, Germinale e qualche altro. E purtroppo sono calciatori con... Era uno spogliatoio molto difficile. Sono caratteri particolari, lo vediamo con i ragazzi normalmente per strada, quindi immaginiamoci per un calciatore. È vero anche che un professionista deve fare il professionista, è pagato per fare quello, però è chiaro che in una fase di crescita andava forse aiutato in maniera differente. Comunque, al di là di questo, io credo che il Benevento abbia calciatori in grado assolutamente, come dicevi tu, di annullare il potenziale di Vacca e soprattutto di rendere difficile la vita sotto il piano dinamico, perché sappiamo che Antonio soffre il pressing, soffre la velocità, soprattutto soffre la marcatura quasi a uomo, quindi credo che Fabio Brini saprà come ingabbiarlo, ma è chiaro che il Catanzaro è un buon complesso, non è solo Antonio Vacca. Hai citato Russotto, voglio dire, è un calciatore che l'anno scorso ci ha fatto soffrire, ci ha fatto anche un po' piangere. Quindi aspettiamoci proprio a centrocampo una bella partita che si giocherà su equilibri molto 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 sottili. E quindi andiamo a vedere, a proposito di questo, il Benevento che dovrebbe scendere in campo questa sera. Cerchiamo anche di scongiurare qualche ballottaggio che non è stato sciolto. Infatti ricordiamolo, Fabio Brini praticamente sino ad oggi ha dato la possibilità ai tifosi di vedere una sola volta in un amichevole a Paduli contro la formazione locale la propria squadra all'opera, mentre soltanto uscite poi ufficiali, allenamenti sempre a porte chiuse. Brini che poi in sala stampa ha cercato anche un pochettino di rispondere alle domande che riguardavano queste scelte. A lui piace lavorare, piace fare analisi interne, e un allenamento a porte aperte sarebbe un problema, un limite per un allenatore che vuole lavorare durante tutta la settimana. Certamente anche i tifosi devono avere il loro spazio, Brini comunque l'ha confermato. Sarà stilato un programma e in base ai programmi settimanali certamente sarà data la possibilità comunque a tifosi e giornalisti di poter dare un occhio, un'occhiata anche alla squadra. Andiamo a vedere come il
Benevento con la grafica, dovrebbe scendere in campo questa sera quindi con Piscitelli tra i pali. Chiedo ad entrambi, Marcello e Guido, ci sono tre giocatori per due maglie, potrebbe essere confermata la coppia di Ischia, Padella, Scognamiglio, oppure Lucioni, diciamo, se la gioca per un posto, per una maglia da titolare? Io credo che Brini confermi i due centrali di Ischia. Credo quindi di... con Lucioni pronto a, nel caso, nell'eventualità a dare più una mano, anche con l'alternativa quindi della difesa 3 magari in alcuni frangenti della gara. A centrocampo dovrebbe essere anche confermata la coppia Dorinelli-Vitiello, perché De Falco ancora non ha ancora i 90 minuti le gambe, si è allenato ancora a parte, però potrebbe essere un jolly per la seconda o la terza parte della partita. Dobbiamo vedere, sì, potremmo anche considerarlo così, però dobbiamo anche considerare che c'è un calciatore come Agei che è arruolabile, e magari un centrocampo muscolare potrebbe essere idoneo, diciamo, in alcuni frangenti della gara. Non credo, più che muscolare, dinamico. Io sono molto i calciatori del, i centrocampisti del Catanzaro sono passisti, non sono molto, diciamo, propensi alla corsa. Metterli in difficoltà con la corsa probabilmente sia il modo migliore per arginarli. Sulle fasce invece in difesa confermati Seliak, Bassini, insomma, infatti si è allenato tutta la settimana, a parte rientra Capitan Melara, quindi si riprende il suo posto sulla destra, aprendo quindi al ballottaggio sulla fascia sinistra Alfageme, Campagnacci. Tuttavia verosimilmente Alfageme dovrebbe avere la meglio, considerando le risposte che ha dato nella partita di Ischia. Certo. Ce l'ha fatto più o meno anche capire Brini giovedì nella conferenza dell'Arpigia. E poi in attacco finalmente potremo vedere all'opera in campionato la coppia che verosimilmente sarà la coppia titolare per tutto il campionato, Eusepi Marotta, quindi Marotta che chiaramente torna nello stadio Ciro Vigorito, mentre Eusepi è chiamato a dare una svolta un pochettino a questo precampionato. Marcello, sino ad oggi non positivo, ci aspettiamo di più da un calciatore come Eusepi? Beh, io ne parlavo con Guido prima di partire con la trasmissione, insomma, ricordando Eusepi nelle altre squadre, quando l'abbiamo avuto da titolare ci ha sempre creato grossi grattacapi, un calciatore dal potenziale enorme. È chiaro che probabilmente fisicamente non è ancora pronto così come ce lo aspettiamo, ma speriamo che stasera, rispetto già alla gara di Ischia, possa dare quel qualcosina in più. Io credo di sì, sai perché? Perché avere a fianco un giocatore come Marotta, sì, che io stimo moltissimo e per la verità non mi sono dato, né tantomeno è stata data una risposta sul fatto che sia andato qui, insomma, probabilmente forse un'operazione un po' troppo frettolosa, però io, mandar via Marotta da Benevento, insomma, mi era sembrato una grossa stupidaggine. Però quindi lo rivedo volentieri, è un giocatore che mi piace moltissimo, ma soprattutto perché al di là del suo movimento, al di là delle sue doti tecniche, che pure sono di ottimo livello, è un giocatore che nel campo dà sempre l'anima. Quando è in forma corre, fa reparto, dà una mano anche al centrocampo, crea spazi, per cui vedere questa coppia così disassortita da un punto di vista tecnico, ma così l'una si intreccia con l'altra, sicuramente potremmo vedere delle scintille lì davanti. Sì, parlavi di Marotta, che quindi è tornato a Benevento a far la differenza, è stata certamente la volontà del calciatore Benevento, che ha dato in mano tra l'altro all'agente proprio del calciatore la trattativa, perché non era una trattativa facile da sfogliare comunque con il Bari. Ecco, bello, anche la motivazione della mancata riconferma due anni fa. Lo scorso anno se ne riparlò anche nel mercato di gennaio, poi comunque furono prese altre decisioni, però Marcello ci ha confermato anche lo stesso agente che contattammo, diciamo, qualche settimana fa proprio con LTV. Marotta quest'anno ha voglia di riscatto, Marotta quest'anno ha voglia di fare il campionato della vita, ha degli occhi diversi. E io credo, noi abbiamo parlato tanto di Eusepi come giocatore che quest'anno doveva fare la differenza, ma probabilmente il giocatore, il valore aggiunto in attacco sarà proprio Alessandro Marotta, considerando anche il suo attaccamento alla piazza. Forse c'è quella componente aggiuntiva che potrebbe fare la differenza. Assolutamente, Alessandro Marotta è un uomo che fa squadra come da anni, insomma, calciatori così non ce ne so. È un calciatore è un calciatore che anche stando seduto in panchina riesce a trascinare il pubblico, riesce a dare quella carica in più anche ai propri compagni, oltre le doti tecniche e la capacità di fare la zanzara nel campo. Zanzara è davvero fastidiosa per gli avversari. È chiaro che da lui, da Eusepi, ma da tutti quelli che metteranno
Il cartellino, timeranno il cartellino e andranno a fare l'attacco del Benevento Calcio. Noi ci attendiamo tantissimo, perché questa è una squadra costruita forte sugli esterni proprio per fare tanti gol. E noi da centravanti ci aspettiamo il gol. È una coppia d'attacco, tra l'altro dovrebbe trarre vantaggio da questo grande lavoro, certo, che viene certo, fatto sugli esterni. Quindi sciogliamo anche il dubbio della formazione Benevento, vediamo più a Fageme? Assolutamente, io propendo per l'argentino, quindi... Ok, quindi da dove era stato Marcello Mule, sì, schiera al Fageme. Allora, in chiusura andiamo a dare un'occhiata anche alla formazione, probabile formazione del Catanzaro. Ricordiamolo, non sono stati convocati per Benevento per motivi fisici Pacciardi, Morosini, Camarà e Fofana. Dunque Catanzaro di Moreno, che dovrebbe scendere in campo con Bindi tra i pali, Vigione e Ferraro centrali, da fare Di Chiara invece sulle corsie laterali difensive. Coppia a centrocampo formata da l'ex Antonio Vacca e Maiorano, mentre il tridente alle spalle dell'unica punta Silva Eleis sarà Barraco sulla destra, Russotto che dovrebbe quindi posizionarsi alle spalle della punta calabrese, e sulla sinistra ancora qualche dubbio da sciogliere. Potrebbe anche avere una maglia da titolare Ilari, quindi tornare con la maglia da titolare, altrimenti Pagano. Quindi siamo in chiusura, grazie ovviamente Guido Pagnozzi, grazie a Marcello Mulè, ovviamente grazie a voi per averci seguito, speriamo in una vittoria del Benevento. Ringraziamo per averci ospitato ovviamente la tavola calda Bicolesi, Tenvio Derisio, alle spalle della palestra Mazzini. Quindi grazie a voi e buon campionato, arrivederci. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.